questo nuovo vlog, sì, vlog, video. E praticamente, ragazzi, oggi siamo qui, ci siamo svegliati da poco, sono le 10:30, noi ci svegliamo sempre tardi, perché andiamo da Tiger! Scusate perché... se sentite la macchina. Sì, però è già nostro padre che sta preparando la macchina per uscire. Siamo appunto perché in fa cucina. Un caldo boia. Sì, visto che c'è una giornata oggi direi accettabile, comunque bella, abbiamo deciso di uscire un po', in particolare andare da Tiger, perché tantissimi di voi ce l'hanno richiesto. Però questo qui sarà un video 2 in 1, perché andremo a fare shopping da Tiger, come ci avete chiesto, ma tanti di voi ci hanno chiesto anche di fare un back to school, quindi faremo un back to school da Tiger. Ragazzi, vi prometto, tanto faremo un video gameplay sul cellulare. Ok, sul cellulare, sì, Pippo si sta specializzando un po', così poi lo facciamo. Guarda, quindi adesso ragazzi, andiamo, ragazzi. Tutte le app che ho, tutte di calcio, ok, speriamo che questa tipologia di video comunque magari poi lo fa vedere in un video. Spero che questa tipologia di video dove andiamo a fare shopping e poi dopo tornate a casa e facciamo vedere cosa abbiamo comprato vi piaccia, così magari poi lo facciamo altre volte. E Pippo? Tina, però voglio fare la foto nel video, mentre facciamo il video. Ok. Naturalmente poi dopo arrivate a casa e vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo preso. Abbiamo già visto il volantino online, cioè, ragazzi, dedicato tutto alla scuola, ho visto delle cose bellissime. Quindi andiamo, Pippo. Oh mio Dio. Eccoci, ragazzi! Siamo arrivati a casa, finalmente, ragazzi.
con questa mega bustona di Tiger. Allora, questo mese, appunto, mese di agosto, è dedicato al Back to School. Poi a due animali, ovvero il Badipo e il lama. E il lama, ragazzi, c'è. Questo forse è stato lo shopping da Tiger più bello che abbiamo fatto, vero Pippo? Perché abbiamo trovato delle cose troppo pucciose, troppo belle. Dopo quello di busta, secondo me questo è il secondo più bello, dopo quello di Natale. Ah sì? Quello di Natale, ti ricordo che avevo preso i biscottini. Sì, vi lasciamo qua il link, perché comunque siamo andati già, mi pare, altre due volte a Tiger, abbiamo fatto anche i video, così se ve li siete persi potete andarli a vedere. E questa volta appunto abbiamo fatto il Back to School da Tiger. Allora, vai Pippo, abbiamo preso delle cose, sia per quanto riguarda la scuola, cioè la maggior parte, però delle cosine anche così fuori dal... Partiamo dal magnale. No, io direi di partire dalle cose di scuola per poi finire alle cose che non c'entrano con la scuola. Ragazzi, questo è bellissimo. Allora, io inizialmente avevo visto dal volantino di Tiger che c'era il quaderno così morbidoso del Bradipo e avevo detto lo devo prendere poi quando vado. Non c'era. Però ho trovato questo qui del lama che mi piace ancora di più, ragazzi. Cioè, le orecchiette, guardate, anche è molto molto particolare ed è morbidissimo. Cioè, io e Pippo vorremmo che voi foste qui per accarezzarlo, è veramente bellissimo. Però il lama sputa. Vabbè, ma questo no. E poi è a righe dentro, è meraviglioso. Vai. Adesso la persona io. Mi a scuola quando abbiamo fatto una gita l'abbiamo visto il lama. Sì? Sì. Anche io l'avevo visto. Quando siamo andati in un agriturismo, poi quel giorno che avevamo andati a sì, un agriturismo. Lo so. Poi c'è questo qui che ho preso naturalmente per me. Questo qua lo condivideremo io e Pippo, magari faremo una cosa insieme. Questo qui invece per me è tutto rosa, meraviglioso, a spirale. E poi è anche questo qua a righe. E servono sempre, ragazzi, servono sempre con la scuola questi qua. Poi. Dai, questo. Ma non c'entra! Vabbè. Sì, Pippo si è preso il marshmallow a forma di lecca-lecca. Però è bello, Lo Pippo. Posso assaggiare in diretta? No, dopo. Magari a fine video poi lo assaggi. Allora, cose per la scuola. Vai, Pippo, queste qua sono tue, vai. Matite del Paris Saint-Germain. Allora, sì, matite, lui dice del Paris Saint-Germain perché ha gli stessi colori. Però sono normalissime matite HB. Non è vero, sì. Sono il pari questo. Mentre io ho preso quelle, aspettate, con i glitter. Se le trovo. Quella con i glitter. Veramente abbiamo fatto una mega spesona da Tiger. Allora, eccole qua. Glitterate, c'erano tantissime cose glitterate. E ci sono azzurre, argento e fucsia, violetto. Bellissime, col gommino anche sopra. Ve le faccio vedere proprio dal vivo. Ah, ok. Poi. Anche queste sono HB, sì. Guarda tu. Sì, ci sono di vari colori. C'è nera, poi viola e no, rossa. No, blu. No, viola questo qua. Blu. Vabbè, blue. Non si vede tanto. Così. E poi rossa, fallo vedere rossa anche. Rossa, blu e nero. Bravissimo. Poi, un righello che serve sempre, questo qui di 30 cm. Turchese, c'era anche rosa, però abbiamo preso un po' turchese per cambiare. Poi, vediamo un po', questo è di Pippo. Staccato. Cioè, ha staccato il bastoncino. Lecca. Vabbè. Poi Pippo, che cosa hai preso tu? Qual è il mio argento? Vai, fallo vedere tu. Qual è il mio argento? Bravissimo, c'era anche più piccolino, però l'abbiamo preso, Pippo l'ha voluto prendere più grande. E c'è appunto argento così, che sarebbe lo stesso argento delle matite. Oh. E c'era anche azzurro e anche viola. Però lui lascia fare. Aspetta! Vabbè, lui veramente lo vuole assaggiare con voi, ragazzi. Allora, facciamo un back to school dolce. Allora, apriamolo. Prendi la forbice, va Pippo. Wow, l'abbiamo rimesso a posto. C'era anche rosa comunque, ragazzi, per voi femminucce. C'era anche rosa, eh. Come Pippo, un marshmallow gigante. Ok, ritiriamo queste perché qua. Perché le buttate per mettere a posto? E lo finiamo, Pippo. Tutto adesso. Qua abbiamo preso. Io ho preso questa qua. C'era un casino di agende, ragazzi. Però questa mi aveva già colpito dal volantino. Cioè, meravigliosa. Guardate, di pelle, rosa. Cioè, bellissimo. Ed è sempre a righe. Cerchiamo qualcosa anche a quadretti, ma se c'erano quadretti erano con delle fantasie che a me non piacevano, quindi no. C'era anche, mi pare così, nera. Sì, o rosa o nera. Naturalmente la stessa rosa.
Poi, ragazzi, io lascio un pezzo a mia madre, un pezzo a mio padre. Com'è Pippo? Dai, assaggio. Assaggio, vai. Cioè, vorrei sapere chi fa il back to school mangiando il marshmallow. Comunque, io. Questo quadernino, bellissimo, che vi faccio vedere anche aperto. L'ha presa nostra mamma in realtà, perché ha forma di lama, però mamma ce lo puoi anche, lo possiamo anche usare un po' noi. Guardate che bello con lama così. Perfetto, aspettate. E ha un po' di righe, poi un po' cartonato, proprio così, senza niente, e un po' anche bianco, senza né righe né quadretti, quindi per disegni, per fare degli schizzi. Molto bello, eh? Brava mamma, hai fatto una scelta bella. Una bella scelta. Poi questo qui, che serve tantissimo, anche per la scuola, tutte le attività da fare. No, abbiamo l'acqua. L'acqua? Sì, vai Pippo. Che sarebbe un planner, dove praticamente appuntarsi tutto ciò che bisogna fare. Che ragazzi, con la scuola lo riempirò tutto questo qui, veramente. E ci sono varie sezioni, comunque, con gli appuntamenti, cosa fare per domani, le note, eccetera. Poi, Pippo, questa cosa che hai preso tu, vai. Ma che le note, quelle che prende scuola? No, le note nel senso di appunti. Che era anche quella, vai, che prende scuola. Tu cosa hai preso? Fammi vedere da vicino. L'agendina del bradipo e dell'ama. Abbracciati. Cioè, sono troppo bello. Anche queste, ha? E anche qua dietro? Righe. Scusate, ragazzi, se sentite dei rumori, però stanno facendo dei lavori, quindi normale. E appunto a righe. Poi. Basta, sennò poi mi viene mal di pancia. Basta? Ok. Vabbè, ma la busta non... l'avevo messa sulla sedia, quindi si può rimettere nella busta, tipo. Boh, rimettiamola così. Allora, vai, pesca tu qualcosa che hai preso, vai. Dai, tipo veloce, che abbiamo tantissime cose da farvi vedere. Vai. Messi! Il quaderno a forma di maglietta da calcio. Ah, bellissimo. Numero 10. E anche righe quella, Pippo. Sì. Sì? No, senza righe. No, è con le righe. Vedete, aspettate. Faccio vedere la metà. Con le righe. Ragazzi, ovviamente il 10, c'è anche l'8, ma ho preso il 10. Beh. Il 10 è il mio numero fortunato. Sì? E poi con che penna ci scriverai, Pippo? Il calcio. Con questa del calcio. Pippo, toglila, va? Perché è una penna speciale, appunto col pallone da calcio sopra, mi pare che c'era anche col pallone da rugby o da basket, e comunque cliccando un pulsante salta la palla e poi la palla è morbida, quindi non può far male e non è pericolosa. Vai, mentre tu la faccio vedere, cosa me la faccio guardare. Io faccio vedere questa qui, che si è scelta Pippo. Si è scelto Pippo, forse l'avete vista anche prima. A forma di porcellino, maialino. I lavori. E comunque c'era anche con altri animali. Scusate, da poi i glitter, che servono sempre. Possono anche, magari li possiamo anche usare per fare degli slime glitterati. Così. Poi, vabbè, coccardine, l'abbiamo viste lì e l'abbiamo prese. Mamma. Poi, vai Pippo, sei a posto? Facciamo vedere come va. Vai. Schiaccia presente. Fantastica, ed è anche morbida, vero? Schiacciala, sì. Un po', guarda se è morbida. Anti-stress. Wow, guardate che bella. Poi appunto si rimette qua. Fammela provare, Pippo. Tanto non qua. Può volare all'elastico. Bellissimo. Poi, mannaggia, questi qua che volevo da un sacco, che sarebbero dei post-it, perché io sono veramente fissata con i post-it. Si è rotta la pallina! Come si è rotta, Pippo? Vabbè, cioè, Pippo, ragazzi, rottura in diretta. Pace, la userai come penna. Poi c'è carota e patate. No. Tagli questo! Comunque, no, no, magari mamma ce l'era giusta. Questa qui è a forma di cartellina. C'era anche nera, però l'ho presa così marroncino. Con dentro questi dei post-it, appunto. Questi qua che sono importantissimi per me, che uso tantissimo per i libri. Ragazzi! Per i libri. E qua invece sono i post-it grandi.
adesso salta, sì, senza il filo, così poi devi andare a recuperare. Vabbè, vai Pippo, prendi mamma, altro. Mamma, questo momento mettilo in grigio, sì. Mi raccomando. Dai Pippo, no, dopo me la prendo. Vabbè, me la prendo. Poi, ragazzi, ho visto che c'erano tantissimi evidenziatori e io sono patita veramente. Sono patita degli evidenziatori, quindi l'ho dovuti prendere. Ho preso naturalmente questi qua a forma di lama. Naturalmente. No, Pippo! No, vabbè. Tina! Ma non si è rotta! Non si è rotta! Vai, pesca gli altri evidenziatori che ho preso. Comunque, vabbè, facciamo vedere dopo. Quelle cosa sono? Le penne, in teoria. Le penne come? Grigio! Argento, azzurro e viola. Bravissimo. Ah, senza tirarle fuori, Pippo, si vedono meglio anche così, da dentro, okay. Si vedono. Così ve le faccio vedere tutte e tre. Vedete? Glitterate. Perfetto. Ma poi come si fa a scrivere? Si toglie... Qua c'è la punta. Ah, la mia. Sì, che adesso però noi dobbiamo riaggiustarla la penna. Vabbè. Poi... Questa, ragazzi! La penna panda. Cioè, se la trovate da Tiger e la prendete, taggateci su Instagram e Facebook. Così appunto sappiamo che, cioè, ci fa piacere vedervela usare e che l'avete presa. Ho visto presa. Che non arriva fino in fondo. Penna così. Non arriva fino in fondo. Vabbè, dopo la aggiustiamo. Vai, andiamo avanti, Pippo. Vai, andiamo avanti, pesca. Vabbè, vai. Palloncini. Da Tiger, ragazzi... Cioè, ti viene voglia di prendere di tutto, quindi non siamo riusciti a prendere roba solo per la scuola. La maggioranza sì. Poi, questo... Temperino a babipetto. Allora, questo qui è particolarissimo perché è un temperino di vetro con i bradipo messi qua, bellissimo, ed è appunto temperino. Cioè, meraviglioso. Scrivo con la penna con il panda. Scrivi già, Pippo, vabbè, scrivi. Poi questo, ragazzi, sono praticamente degli evidenziatori che evidenziatore arcobaleno. Praticamente vedete, c'è il fucsia in azzurro e poi il giallo. Sul giallo fate questa cosa che c'è scritta qua. Praticamente mettete un po' di azzurro, un po' di fucsia e poi diventa arcobaleno. Cioè, l'ho visto lì per un euro, mi pare un 2 euro comunque. L'ho dovuto prendere. Poi queste qui sempre io le ho prese, perché sono altri evidenziatori. Sì, ragazzi, sono malata di evidenziatori. Guardateli qua che carini, però. Cioè, sono troppo belli. Fantastici. Poi, vai, Pippo, questo qua l'hai preso tu. Ah, cos'è scritto? Perfetto. Vediamo un po'. Oh, Pippo, guardate un po' cosa ha scritto. Ciao, amici panda. Oh. Amici panda, veramente noi vi amiamo. Questo poi, quello, dai, Pippo, questo quello scapperò e lo... Ah, ma io lo appenderò. Me lo appenderò. Ok, vai Pippo, facciamo veloce. Ormai in tutti i video lo vedete. Ok, poi vediamo. Vai, pesca. Vai. Oh. Questi qua, Pippo, che cosa sono? I pennarelli. Pennarelli? Ma io li ho. Aspetta, però, non sono semplici pennarelli. Sono 10 pennarelli, appunto. Quelli cancellabili! No, che hanno punta grossa e punta fine dall'altra parte, vedete? Punta fine e punta grossa. E li ho presi perché non ce l'avevo. Così. E quindi, vedete? Allora, di qua, punta grossa. E di qua... punta fine. Ma quindi avete due pennarelli in uno praticamente. Ti piace, Pippo? Nella torna li dovevamo usare, ci chiedevano di usare questi qua. Sì, perfetto. E sono appunto cioè troppo belli colorati. Tappo. Poi e tanto utili. Poi Pippo, vai, fai vedere due volte a testa. Vai. Mela! Ho voluto mettere prendere. No, non aprirla ancora, Pippo. Dai. Vabbè, aprile. Le chips di mela, patatine di mela praticamente. Sono buonissime. E ultima cosa, questo. Oh! Che c'è? No, sono spalla. Tieni. Vai. Praticamente, ragazzi, questo quadernino. Vai, assaggia. Mi do una chips, perché la bocca da casa. Questo quadernino che voi direte, ma... è un quadernino nero, cioè
Adesso ragazzi, se ve lo giro capite meglio. E arcobaleno! Però io pensavo che solamente fuori qua. Invece ci sono proprio tutti i cartoncini colorati. Cioè è bellissimo ragazzi, anche per fare, che ne so, delle formine. Cagnolino, apri la bocca. Su questi tutti colorati sono perfetti. Mangia cagnolino. Buonissimo. Bravo cagnolino. Ok, abbiamo finito, sì. No, sono solo per gli scontrini, quindi niente. Vai giù, ok. Speriamo che questo video, dove, cioè questo video back to school, vi sia piaciuto. In particolare fatto in questo modo, quindi che vi facciamo vedere quando andiamo a comprare le cose per poi girare il video back to school. E poi appunto tornate a casa e ve li facciamo vedere. Diteci se ne vorrete magari altri video fatti così, in questo modo, lasciandoci un bel pollice in su, così sappiamo che vi è piaciuto e che quindi ne possiamo fare altri. E ragazzi, speriamo naturalmente, anzi fate una cosa, votate qua sotto, diteci qua sotto qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Va bene Pippo? Sì. Diteci un po' qual è la cosa che vi è piaciuta di più, o le cose che avete voi. Come fa già la statua della libertà? È così. No, è così. Ah, così. Ah. Ok ragazzi, noi vi mandiamo un bacio enorme, un abbraccio fortissimo. E quindi, se è piaciuto questo video, mettete... Vai, mettete... un bel pippo in su. Un bel pollice in su. Mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi nostro canale, così avevo tanti altri video, questi video con questi amici, e lasciate commenti. Bomba! Ragazzi, mi raccomando, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre, vi ringraziamo tantissimo. Mi raccomando, cliccate sulla campanella se ancora non l'avete fatto, se quindi... no vi perdete tutti i nostri video. E quindi saluti da Tina e di poi vi c'è il prossimo video. Ciao, viva il back to school, anzi più o meno.